Qui questa sera con Renato, che fa parte delle cooperative che stanno gestendo la cosiddetta emergenza migranti nella città di Belluno. Questa sera siamo al campo Gol Arena di Belluno, appunto per una partita calcio tra bellunesi e migranti. Come prima domanda ti chiederei come avete gestito fino al giorno d'oggi la questione dell'appunto cosiddetta emergenza migranti? Beh, intanto voglio ringraziare la Casa dei Beni Comuni per la possibilità che ci ha dato di integrare questi ragazzi con la popolazione giovanile bellunese. Come abbiamo gestito questa emergenza? Intanto è un'emergenza che è stata gestita in 24 ore, abbiamo dovuto trovare circa una sessantina di posti, di alloggi, quindi abbiamo dovuto ricorrere alle risorse che avevamo di case che erano già di proprietà delle cooperative e poi man mano abbiamo cercato altre abitazioni. In totale in comune di Belluno, tra Belluno e Limane, ci sono 80 diciamo richiedenti asilo, perché la definizione esatta di queste persone è quella di richiedente asilo, cioè persone che scappano dal loro paese perché o perseguitate personalmente o perché sottoposte a guerre o altre persecuzioni o religiose o tribali e così via. Quindi in questo momento loro sono qui in Italia con un permesso di soggiorno. La prima fase è quella di riuscire a fargli ottenere un permesso di soggiorno, a dargli un medico di base, a controllare dal punto di vista sanitario, e poi adesso il lavoro, quello più difficile, perché è probabile che rimangano qui circa un anno, quello di fargli imparare l'italiano, dargli delle competenze dal punto di vista lavorativo e soprattutto integrarli nel tessuto bellunese. E questo è il lavoro che, diciamo, che questa sera è la realizzazione, insomma, in cui dei giovani si giocano assieme, insomma, quindi vincono le diffidenze che magari ci sono negli adulti e permettono a noi di svolgere un lavoro molto più agevole. La seconda domanda che ti vogliamo fare è la questione dei 40 euro, comunque dei soldi che quotidianamente i migranti ricevono, che è, diciamo, anche un cavallo di battaglia del razzismo in Italia, e appunto paragona i 40 euro ricevuti da ogni richiedente asilo, come tu stai dicendo, rispetto al nulla che magari disoccupati italiani lo stanno ricevendo in questo momento di crisi. Ti chiediamo com'è veramente questa questione. Sì. Allora, intanto sono contento di questa domanda, perché è meglio far chiarezza su questo aspetto. Intanto non sono 40 euro, ma i richiedenti asilo sono qui in Italia e sono sotto la nostra, diciamo, ospitalità, perché sono degli ospiti, in convenzione con la prefettura di Belluno per 3 mesi, e la persona che accetta di entrare nella nostra ospitalità, per questa persona riceviamo 30 euro, non 40 euro, ma diciamo che la persona che è ha 2,50 euro al giorno, quindi assolutamente. Il resto serve ovviamente per pagare gli affitti, per pagare il personale che segue le persone, per pagare il mangiare, perché ancora non sono in grado di... quindi c'è un catering che fornisce il mangiare, tutte le spese relative alla sanità, quindi non ci sono, diciamo, delle persone che si stanno arricchendo, ma sono persone che hanno 2,50 euro per le spese minute, insomma. Il resto viene coperto dai costi per la gestione di tutto il sistema. Ricordo che sono 80 persone, quindi ci vogliono tante persone per seguirli, insomma. Mancano case, dobbiamo pagare gli affitti e così via. Quindi delle 30 euro rimane ben poco, insomma. Ma le persone che sono qui rimangono solo 2,50 euro. L'ultima domanda che ti facciamo è: secondo la tua opinione, una serata come questa, quindi lo sport, può aiutare l'integrazione tra queste persone che sono distaccate dal loro luogo di origine con gli originari di questo luogo di Belluno?
No, queste sono iniziative lodevolissime e veramente sono qualcosa che riesce a colpire, se continua magari un'amicizia, se continua e non si ferma solo alla partita di calcio, sicuramente permette a loro di conoscere noi, conoscere, non dico come giochiamo, ma come ci muoviamo, come ci atteggiamo e così via, si fidano di noi e ovviamente la cosa più difficile è che noi ci fidiamo di loro. Però vi dico che a parte qualcuno, qualche discorso, però abbiamo trovato molta disponibilità da parte dei bellunesi, quindi io ringrazio tutti, insomma, sia l'amministrazione comunale, cioè, abbiamo trovato sempre disponibilità, quindi non abbiamo mai fatto fatica, se non a trovare gli alloggi, ma perché sono, ovviamente sono difficili da trovare. Quindi questa iniziativa è veramente lodevolissima. Io spero che ce ne siano altre, che possiamo collaborare ancora insieme, perché abbiamo bisogno di persone che ci stimolino in questo senso. Grazie. Grazie a te.